Nascondino. Basta! Tregua! Ehi! Ho gridato tregua, no! Ma cosa volete? Non fanno tanto meglio! Corri! Ehi, Hermie! Hermie Brand, andiamo! Rubiamo qualche mela, ognuno ne prenda una! Ehi, Nisty! Larry! D'accordo, Larry! Io ci sto, Larry! Ehi, aspettate! Allora, ci pensate, non ci ha invitato alla festa di compleanno? Vi sembra possibile? Già, e io sarei il suo migliore amico! Fa schifo! Dovremmo fargliela pagare, vero, Hermie? E come? Horace, ti senti bene? Perché non dici niente? È successa di nuovo la stessa cosa. Vieni a sederti un po' qui. Ero preoccupata per te. Ora va meglio. E il modo in cui sei corso via? Non è cambiato niente. Lo stesso uomo che voleva vendermi un hot dog. I ragazzi che hanno detto, ridammi la mano. Il tizio grosso che mi ha urtato. Di cosa stai parlando? Ti dico, Laura, che non è cambiato niente. È come se fossi parte di uno schema. I ragazzini correvano e hanno rubato delle mele e poi sono andati in un vicolo e parlavano tra loro. Sono quasi morto. Ne faccio parte. Io mi ricordo di averne fatto parte 28 anni fa. Ma non ricordo in che modo. Mio Dio, Horace. Smettila. Ascolta, adesso chiamo un dottore. Non farlo. Non mi serve un dottore, non sono malato, l'ho visto davvero. Ti prego. Tu adesso devi darmi retta. Horace, tu devi farti aiutare da qualcuno. Dai. Lasciami in pace, per favore. Perché non rimani a letto per un paio di giorni? Non sei obbligato ad andare al lavoro. Puoi restare a casa. Gli è accaduto questo.